amici di TV Luna, bentrovati al telegiornale sportivo. Allora, subito da Di Maro, le notizie che si rincorrono sono sicuramente quelle di questo centrocampista che il Napoli ormai insegue da tempo e le notizie porterebbero intorno a Mario Suarez, che addirittura sarebbe il colpo più importante del mercato azzurro. Perché? Perché sembra, almeno da fonti ufficiose, che il Napoli sia intenzionato anche a confermare Berami. Questo significa che saranno messe tutte le risorse per prendere un grandissimo centrocampista in grado di, diciamo così, fare la differenza. Ma vedremo, perché sono tante, diciamo, le piste. C'è chi sostiene che Xavi García può essere l'acquisto giusto. Oggi avete sentito Furio Fedele, del Corriere dello Sport, dire proprio che se dovesse scommettere del denaro lo farebbe sull'acquisto di García. Mentre invece dalla parte, diciamo così, di chi poi fa il mercato si fanno i soliti nomi e si fanno anche i nomi di Lucas, che potrebbe rientrare anche lui in questa operazione. Vedremo quello che succede. Di certo il Napoli sta lavorando, sta dragando il mercato insieme a Bigon, riunione ieri fino a tarda sera proprio con il presidente Azzurro, presidente Azzurro che ieri poi ha partecipato anche all'evento che si è svolto qui a Di Maro, il concerto di Guido Lembo, e proprio il presidente si è scatenato in alcune situazioni particolarmente carine. I tifosi naturalmente vogliono da lui gli acquisti. Lui sa bene che deve allestire un grande Napoli insieme a Benitez, che è sicuramente la nostra garanzia. Bene, però c'è stato un momento di allegria. Noi ve lo riproponiamo e poi ritorniamo qui. Tutti, forza! Siete pronti? Oh! Sciocimo una cosa allegra. Chi non salta Juventino è? Siete pronti? Chi non salta Juventino è? Uè. Chi non salta Juventino è? Uè, sì, Juventino tu! Tutti con il presidente! Ale! Chi non salta Juventino è? Uè, una parola, chi non salta Juventino è? Oh mamma, 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 oh mamma, 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 sai perché mi batte il corazon? Ho visto il presidente, ho visto il... Ragazzi, un applauso al presidente, forte, di più, di più, di più. Oh, oh, vita, oh, vita mia, presidente. Oi core, di chi stu core, si stato o primo amore, o primo e l'ultimo sarebbe. Io vorrei le mamme che hanno i bambini in mano, se vengono qua le facciamo sedere. Dove state? Da qua, belle. Ma quando... C'è solo un presidente. Presidente. C'è solo un presidente. Ancora una. Un presidente. Salta. Basta che c'è sola, che c'è rimasto male. Da me ancora cuore una canzone va a cantare. Chi ha avuto, avuto, avuto. Scurtammi ciò passato. Si menava. Grazie Guido. Quanti anni sono che noi d'anima e core qua stiamo insieme ormai? Una vita. I faraglioni erano piccolini. I faraglioni erano piccolini. Senti, ma tu lo sai che da questi tre signori, anzi per la verità da loro due, dipenderà il nostro futuro qui a Di Maro? Che noi adesso abbiamo una cena per stabilire se loro ci vogliono ancora, noi napoletani. Voglio, ma ci di bravo. No.
Si vogliono, si vogliono. Pensa che scorno sarebbe per loro rifiutare la presenza di noi napoletani qua. E se dovessimo emigrare da un'altra parte, eh? Ma mai si potrebbe, ti sembriamo mai si tipi, potrebbe, mai no, non siete i tipi. Ma no, ma no. Ma io questo volevo che voi... Loro devono essere rassicurati da voi. Dopodiché, tu lo sai, i matrimoni in due si fanno. Ah, certo. Si fanno in due. Ma anche in due ci si mettono le corna, no? Ci si mette insieme, ci si lascia, si va d'accordo, ci si vuole bene. Io a lei, Presidente, ho sentito che potevo volerle bene fin da subito. Meno male. No, anche perché insieme noi abbiamo un grande amore, quello per la campagna e per gli animali. Beh, di certo. Lui a me è piaciuto. Fa il veterinario, anzi adesso non lo fai più perché ormai sei diventato un politico. Ma no, quella cosa lì ce l'hai dentro stampata, sempre, non la perdi più, no. Bene. No. E tu invece, Rossini, che sei sempre vicino di più al Bayern Monaco che al Napoli, com'è sto fatto? Yavol. 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 No, no, grande amore per il Napoli in tutti questi anni. Grazie, grazie. Ma soprattutto un grazie straordinario a tutti quanti voi. Siete sempre grazie. Più numerosi, ci accompagnate con questa vostra calorosa presenza. Siete per noi veramente un simbolo e noi vi amiamo. Oh, sindaca! Siete grandi e meravigliosi, veramente. Forza Napoli! Chi non salta Juventino, Chi non salta, tutti in piedi! Forza! Chi non salta Juventino, Chi non salta Juventino, Juventino, Baci, abbracci, salti, balli e canti qui nella piazza di Di Maro nel perfetto stile napoletano. Era stato un momento così di allegria che naturalmente vi abbiamo trasmesso ieri in rigorosa diretta. Bene, oggi invece allenamento, ottavo giorno di ritiro qui a Di Maro, allenamento con partitella anche ranghi misti, gordi anche di Vargas che insieme agli stranieri che si sono aggregati ieri qui nel ritiro ha partecipato alla seduta in grande evidenza e naturalmente c'è stata ovazione subito per lui. Sembra che Vargas possa addirittura rientrare nei piani del Napoli, bisognerà stabilire solo se Benitez lo riterrà utile per i suoi schemi. Ma intanto oggi è stato il giorno di Lorenzo Insigne, il giovane napoletano si è concesso alla stampa, conferenza stampa, particolarmente pimpante, deciso ma soprattutto sicuro di sé. Perché quella che inizia per Insigne è sicuramente la sua stagione. E allora ascoltiamolo nel mix montato da Marco Di Bello. Per la vittoria della finale sono stato molto contento perché da napoletano fare due gol in una finale e portare la Coppa a Napoli è stata sicuramente un'emozione bellissima. Poi sulla morte di Ciro... Io quando l'ho saputo stavo in nazionale ci sono rimasto malissimo e non ci volevo credere. Sono episodi che in uno stadio non devono accadere perché anche fuori perché uno va allo stadio per tifare la propria squadra e tornare a casa alle proprie famiglie. Dopo anche una vittoria, una sconfitta non c'entra nulla perché si gioca in campo e i tifosi devono solo tifare ma non fare la guerra tra di loro. Poi per la nazionale sicuramente è stata una gioia immensa a 23 anni andare al primo mondiale. Sì, tutta la famiglia mi è stata vicina, erano molti contenti, nessuno, nemmeno io ci credevo perché ho sperato fino all'ultimo che il mister mi convocasse. Poi sull'esclusione ci sta perché il rammarico perché uscire all'Italia, uscire al primo turno non è un fallimento, però quasi perché è una grande... eravamo sempre stati una grande squadra in tutti i mondiali che abbiamo partecipato. Poi è capitato la sfiga uscire fuori al primo turno, però ti ripeto, ci sta un po' di rammarico, però sicuramente arriverà un grande allenatore che saprà motivare i giocatori che convocherà.
mi hanno detto, hanno fatto qualche dichiarazione sui giovani, che Prandelli si aspettava qualcosa in più da me. Io penso che quando si perde tutto insieme, ma no, la colpa non è di un giovane, uno più esperto, ma si perde e si vince da gruppo. Quest'anno ho fatto solo 10 gol stagionali in tutte le competizioni. E quest'anno l'obiettivo è migliorarsi e sicuramente fare più reti e continuare a lavorare, seguire il mister e migliorare. Poi sicuramente vincere qualcosa importante con il Napoli nella prossima stagione. E penso che a destra o a sinistra non è il ruolo è uguale, non cambia nulla. Poi io ho sempre giocato, come sapete tutti, 4-3 con Zeman, l'ho sempre fatto nei migliori dei modi, però qua è un ruolo diverso, anche se mi sacrifico un po' in più, l'importante è che do una mano alla squadra e faccio quello che mi chiede il mister. Da tifoso sicuramente è un'ottima posizione perché già ce l'abbiamo giocato l'anno scorso sia con la Juve che con la Roma e quest'anno dobbiamo dare il massimo. Anche se la Roma sta facendo un grande mercato, però non tocca a me giudicare il mercato del Napoli, della Roma, della Juve. Noi giocatori pensiamo solo a metterci a disposizione del mister e sicuramente quest'anno dobbiamo dare il 110% per arrivare a vincere lo scudetto. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo iniziato l'anno scorso con il mister. Anche nuovi arrivi dobbiamo subito integrarli nel gruppo e creare una mentalità vincente per arrivare a vincere lo scudetto. Sicuramente i due nuovi arrivi se l'hanno presi che ci daranno sicuramente una mano importante sia sul campionato che nelle coppe, che ci daranno sicuramente una mano in più. Poi riguardo i giovani, c'erano tanti giovani bravi, Romano, stesso mio fratello, qualche altro giovane importante, solo che credo che devono andare a fare esperienza in giocare in CMB per mettersi in mostra e poi arrivare piano piano in Serie A. L'ho detto dopo il momento in cui mi hanno fischiato, però è finita là la questione. Giustamente il popolo di Napoli ama molto l'attaccante che fa gol. Poi io ti ripeto, anche se non arriva il gol, l'importante è che do una mano alla squadra. Mi lusinga di una chiamata di un grande allenatore, una grande società. Per ora sto bene qua e penso solo a fare bene a vincere con il Napoli. Sicuramente quest'anno voglio dare una mano in più alla squadra a fare più gol e a vincere qualcosa di importante. Al momento i giocatori sono nell'albergo e si riposano, oggi doppia seduta dunque di allenamento, oggi comparirà ancora una volta il pallone, l'appuntamento è alle 16.30 qui al campo di Carciano, noi saremo in diretta dalle 17 su TV Luna e Luna Sport a reti congiunte per seguire insieme l'allenamento degli azzurri e le ultimissime novità. A me non resta che salutarvi e darvi dunque l'appuntamento per le 17, poi stasera lo ricordo tutti a Di Maro con TV Luna alle 21, arrivano intanto i tifosi, è arrivato in ritiro anche il presidente del Club Napoli Bologna, Maurizio Criscitelli, che sicuramente sarà con noi stasera con tutto il gruppo e la rappresentanza del tifo del Nord. Grazie a voi tutti, è tutto per il momento da Di Maro, le ultimissime alle 17 con Pomeriggio Azzurro. Arrivederci.